Siamo a Kubri, in un villaggio a circa 30 km a sud di Ouagadougou, sulla strada per il Ghana. Dal 1987 è stata costituita l'associazione Watinoma, che significa accoglienza, nella lingua morè del gruppo etnico dei Mossi. L'associazione è nata per promuovere e salvaguardare le tradizioni, le danze e la cultura dei Mossi e nel tempo si è allargata fino ad introdurre l'artigianato. Nel centro i ragazzi socializzano, si esercitano. Trovano nuove ispirazioni, mentre gli artigiani svolgono il loro lavoro. Regna un'atmosfera di pace e tranquillità assoluta. Siamo all'interno del centro, decorato da Abbas con disegni e simboli tipici del Burkina Faso. Abbas è l'artista per eccellenza del centro. Avremo modo di vederlo all'opera. Per assistere alla produzione dei tessuti Bogolan, incominciamo nell'ammirare un tipico campo di cotone. Lo vediamo nella fase di fioritura. È pronto per essere raccolto. La raccolta viene fatta ancora a mano. Questi ragazzi stanno tessendo le bande di cotone. Sono strisce che possono raggiungere la lunghezza di 10 e 20 metri. Prima di cominciare a lavorare delle stoffe bisogna preparare i colori. Questi ultimi sono di origine vegetale. Con le foglie di quest'albero, per esempio, chiamato Galama, si ottiene il colore giallo. Le radici di quest'albero, chiamato Ronier, servono per rafforzare il colore rosso mischiato con altri vegetali. Alcuni di questi si trovano nella zona circostante il centro, altri invece devono essere ricercati nella boscaglia. Le foglie vengono messe in questo mortaio per essere sminuzzate. Poi vengono messe in uno di questi orci, dove si lasciano fermentare per circa 30 minuti. Tramite il gusto, Abbas riesce a capire se è pronto. Si ottiene miscelando diversi elementi, semi, terra, radici. I semi vengono addirittura dal Ghana.
la couleur des feuilles de calamar qu'on a mis dedans. Donc la fermentation est rapide. Elle est déjà prête, cette couleur. Infuso è pronto. Ça c'est pour préparer la couleur verte. Donc je mets un peu de ces graines dans l'eau du galama. Adesso si passa al bagno delle stoffe nel colore verde. Questo sarà il colore di fondo del tessuto. Lo si lascia nel secchio per circa 5 minuti. Viene steso al sole e lasciato asciugare. Nel frattempo Abbas prepara la terra per ottenere il colore nero. La terra, plus il tessuto è pronto per la decorazione. I motivi possono essere tanti, dai simboli ai disegni astratti. Tutto è lasciato alla fantasia e all'estro dell'artista. Usando degli stampi si procede alla decorazione. Siamo agli ultimi ritocchi e poi il tessuto è completato. Maintenant, c'est fini. Una volta finita la tela, viene lavata diverse volte. Se è necessario, alcuni colori vengono ripetuti. Premièrement, je la lave comme ça. Après, dans de l'eau propre. Infine viene messo ad asciugare al sole. Ecco pronto il tessuto Bogolan.